Come quando arriva occhio e boom. Ma volevamo sapere solo. Meglio parliamo latino. Volevo solo sapere quanti anni ha, ma non ha importanza. Quanti anni ha? Non si dice. Non si dice. Che sceretta presentiamo? Facciamolo insieme, dai. Siccome ho stato... C'è un mio paesano, lo paesi, e giustamente... Non porta male sto paese. Ma che... Allora, lei è stato con un suo paesano? No, lui è mio paesano, è molto timido. Sì. Si vergogna e allora mi ha chiesto se per favore io andavo in un'agenzia matrimoniale che ci dovevo cercare una ragazza. Ah, quindi il paesano cerca la ragazza? Sì. Lei ce l'ha, la moglie. Sì, una cosa, io che poi mi può mancare film nella mia. No, allora, assolutamente. Vabbè. Lei che fa stasera? No, ma lasciala, per ricordare da Fizzi. Devo andare da Fizzi, scusa. Sabato come sorelle. Sì. Allora, vabbè. E quindi ci sono andato perché ci dovevo cercare questa donna. Io posso presentarla, allora lei si accomoda al centro del palcoscenico. No, io me ne vado. Se ne va dietro. Allora, prima entra quello che aveva l'agenzia matrimoniale, poi entro io. Va bene, se ne vado. Vada dietro. Un grande applauso appena entro. Un grande applauso per... Allora, Enrico Guarneri Litterio, insieme con Giovanna Criscuolo e con Cosimo Coltraro, in questa improbabile ma sicuramente divertentissima agenzia matrimoniale. Prego. Fare io con la femmina provo piacere, se sento ciao di donna femmina squaglio tocca correndo non posso stare. Oh, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, finalmente una persona allegra. Gaio. No, Gaio ci sarà, lei è conosceva di questa ora, scusi. No, io sono Gaio, ma lei in questo caso è più Gaio di me. No, facciamo caccia a lei su e non ne parliamo più, per come vuole, come meglio crede. Allora, è venuto a cercare una donna? Secondo lei sogno tipo che cerca mascolo, scusi. Ed è venuto nell'agenzia proprio che fa per lei, agenzia usato sicuro. Sicuro sicuro? Eh sì, sicuro, assicurata. Garantito? Garantita. Ci potevo fare 50.000 chilometri? Con che cosa? Questa signora che troviamo. Ah no! Allora, guardi il catalogo e troverà la donna che fa per lei. Per me? Sì. Io manco morto ma visto marattare più. Che allora perché è venuto? È per un mio amico, dopo niente che non era... No, si spieghi meglio. Siccome questo mio amico l'ha incaricata mia, che sape che ci ha fatto troppo forte. No, forse non mi sono spiegato bene. Questa è un'agenzia seria e non tratta certi articoli. No, che cosa ha capito? Questo mio amico, siccome è molto timido, paesi, ha incaricato a mia per cercarci una donna che sape che ci ha fatto... Che c'ho un gran gusto, Pippi. Ho capito, a lei sta cercando una donna per amico. Sì, arrivederci Roma stai cercando. No. Come ce lo devo dire in inglese? Stai cercando una donna per un mio amico. Inglese, ho capito l'inglese? Sì, sì, ho capito, lei è un procuratore in questo momento. Sì, un pubblico ministero sogno, chi se non capisce. Insomma, guardi il catalogo. Qua ci sono andate nel catalogo? Vada. Questo che ne pensa? Insomma, così. Trattate, ma cara mutolate? Perché? È che stai a un occhio solo, Iave. Come un occhio solo? Qua, guarda, c'è un occhio solo. Ma come la sta guardando? Così la deve guardare, però l'ombelico era. Ah, è l'ombelico? Guarda, era l'ombelico, non me lo ricordavo più. Ma come non ce lo ricordava più? No, è perché siccome mia moglie aveva 7 panze, che ci pennano tutto quanto, ce l'avevo coperta e che quindi non la vedo più. Ho capito. Guardi, che ti deve guardare? Questa le piace? No, questa è carina. No, la può scicare, chi sta può scicare? No, non c'è bisogno. Non mi piace, andare a faccia mia. Un muscio può fare mezzo chilo di zuzzo, che sta andando a muscio. Cosa può fare? Mezzo chilo di zuzzo può fare. Cos'è zuzzo? Zuzzo. Zuzzo, cos'è? Lo dica in italiano. Zozzo. Vabbè, lasciamo mezzo chilo di zozzo. Allora, questa è carina. Questa sì. Le piace? Questo mi piace. Veramente? Lì, bello paraurti, Ari. Sì, bello cofono. Sì, carino. Aspetta qua, può chiamare. Può chiamare questa qua. Ma sicuro? Sì, ma lei è veramente fortunato, perché questa signora stava proprio venendo qui. Ma per davvero? Sì. La mia giornata fortunata che sei. Le posso confessare una cosa? Lei è veramente fortunato. Io questa cosa non gliela dovrei dire, però se non gliela dico, lei poi mi dirà. Ma perché non me l'ha detto? E allora perché non me la sta dicendo? E ora glielo dico, perché se non glielo dico, lei poi mi dice, ma perché non me l'ha detto? Invece glielo dico e poi lei mi dirà, ma perché me l'ha detto? Ma che fa, mu dice o non mu dice? Glielo dico. Questa signora doveva venire qua per un'altra persona. Sì. E siccome lei mi è simpatico, gliela presenterò prima a lei. Grazie, poi ti faccio fare in giro. Va bene. Ma sì.
Mamma mia. Carissimo. Meno male che non c'è messo in tuo catalogo chissà. Chi se i cristiani gli fa scantare, scanzati, gli fa correre. La signora che fa scantare è mia moglie. Ah. Sì. Condoglianze, collega. No. Capisci? Matteo, ha finito la bombola. Ha finito la bombola. Ma come parli? Ha finito la bombola. Signora, si dice ha finita la bombola. Scusi, ma lei ha studiato? Scuola serale. Beh, professore, complimenti. Grazie, signora. La finiamo, per favore. La bombola è telefona e te la fai portare in altre e il problema è chiuso. Allora, già, il telefono ce l'hanno tagliato. Che, te l'hai scordato? Ah, mi avete scordato di parlare il telefono? No, ne scordiamo come sono fatti i soldi. Ci scusi, è un momento un pochino particolare per la nostra azienda, per cui non... Il telefono già lo tagliano. Ora fa conto che ci tagliano pure la luce. Sì, perché parlo a bulletta? Perché a lei la bulletta non ci arriva? A mia no. Lei nelle mie mani direttamente alla forbice. Servizio fai da te. Esatto. Va bene, signori, ora vado ad allumare il focolaro. Ce ne va a rustare un poco di carne. A quale carne? Un poco di pesce. A quale pesce? E ora se la rustare niente perché non ho focolaro. E così per non perdere l'abitudine, come è messo? Vai. Ci vediamo dopo. Mia moglie è un pochino così, pirotecnica nella sua cosa. Che c'è? Scusi, posso andare in bagno, scusi? A fare che? Che succede? Siccome c'ho un attacco di colite di colica. Ma che ha mangiato? Ho mangiato in bianco. Se ha mangiato in bianco non credo che sia colica. Ma 18 cannone caricotta bianca. E allora? Caricotta e acida. Ma perché acida? O poi si passano la metà. Va bene, allora, posso andare? Da qua, da questa parte. Da questa parte? Sei. Grazie. Ma no, un pazzo. Matteo! Oh! Senti. Dammi so... Un euro, signore, che fece? Tenevo! Siamo a cavallo, è qui in bagno, un attimo. Ha scelto tuo cugino ha scelto! Siamo salvi! Ora tra poco si può mangiare, perché questo qui è... Oh, ma quale a cavallo? Siamo sopra lo scecco, mi cucina Pattio! Pattio in che senso? E Pattio, nel senso che è patita. Ma quando donna? Ma chissà, cioè non morissi! Madonna mia, come non tu riesci? Chi sto cavolo è tuo cugino? E chissà, cioè ora che facevo? Mamma mia, siamo rovinate, come mangiamo? Come mangiamo? Senta, ma tu non assomigli a tua cucina? Oh, ehi! Hey. No, aspetta, come dire? No, Matteo! Ti prego, no, Carmela. Se sta pensando che tu che tu stai pensando che io sto pensando, non ci pensare! Ti prego, Gio! No! Carmela, aspetta, no. Facciamo una cosa, è l'ultimo, te lo chiedo per l'ultima volta! Sempre l'ultima volta! Io non ci faccio più a fare sto gancio scaccio, non ci faccio più! Ti chiedo, l'ultima volta e poi non lo Matteo. Facciamo più! Li facciamo dare l'acconto e poi basta. E poi veniamo, ti prego. Senti, ma se a chi ci piace troppo assai e poi che facciamo? Se ci piace... Ci diciamo che tu sei in attesa di un divorzio e poi facciamo meno una sola. Ma che se non ci credi! Non ci credo, ti prego. Ti prego, Carmelo, ti prego. Disgraziato, l'ultima volta faccio, l'ultima volta. Oh, prepariti buona! Sì, tutto a posto. Sì. Perfetto. Ammazzai, magari su ci ammazzai. Va bene, tutto bene. Allora. Ringraziando Dio, mi sento rinato. Tutto a posto? Sì, la signora sta per venire. Ah, sta venendo? Sì, e non abbiamo altro. Allora da che fare. Facciamo? La dobbiamo aspettare. Sì, la dobbiamo aspettare perché lei tra poco ci siamo parlati. Sono un po' emozionato. Ci siamo sentiti, lei tra poco sarà qua. A momenti, va bene. Allora aspettiamo? Aspettiamo. Vediamo. Aspettiamo. È arrivata? Ah, mi sta spiando, è mia, scusa. No. Perché siccome ci siamo sentiti, lei tra poco sarà qui. Lei stia qua. Aspettiamo. È arrivata? Che mi spia, è mia, scusi, che mi sta domanda a me? No, volevo capire se era arrivata. Aspettiamo. È arrivata? Camore, amanevo! Ha sentito? Che cosa? Io ho detto è arrivata, ha detto camore, un momento. Non l'ha sentito? L'ho sentito io. No, io non ho sentito niente. Te lo giuro, forse le voci, siccome siamo in un condominio, allora... Un palazzo. Sì. Allora aspettiamo. Aspettiamo. È arrivata? De gonna! Dice, de gonna. Dice, io ho detto, arrivata, de gonna! Ma dove l'ha sentito, scusa? L'ho sentito io con queste orecchie. Io non ho sentito niente. Ma sono preoccupato. Per forza. E mi passere beccando. No, ma... Sarà un problema suo. Allora aspettiamo? Aspettiamo. Ma quando dobbiamo aspettare? Ma alcuni momenti. Non di più però. No, non di più. Allora aspettiamo. Aspettiamo. Scusi.
Ci stavo dicendo, è arrivata. O vuole dire un corpo lei forte? Sì, lo dico io. È arrivata? Non ho sentito niente. Non c'è niente. Allora, aspettavo. Aspettiamo. È arrivata? Dall'ossa, disse dall'ossa. Cosa hai sentito? Dall'ossa? Ah, eccola. Buonasera. E che sta soccando, ma carino. Le presento piacere, la signorina Anna Calla. Parente di Anna Camilla? No, non la conosco. Ah, poi te la presento. Beh, volete fare conoscenza? Ma ci vorresti fare? La posso guardare attentamente, signorina? Ma lo sai che lei è davvero straordinaria. Se vede che ho avuto un buon gusto. Sì, assolutamente, lo dicevo pure io. Complimenti per davvero, signorina. Sì. Sai, però mi pare a conoscerla. No, non può essere, perché io sono toscana. Sì. Discendo dalla famiglia dei Medici. Lei di dove discende? Io du paese. No, di quale famiglia? Sì. Ah, io discendo dalla famiglia, lei discende dalla famiglia dei Medici. Sì. Io dei malati. Sì. Dei malati. Mia suocera ha avuto zucchero e io soffro di Parkinson. Come Parkinson? Parkinson, un sonno, notte e giorno. Sì. Il morbo! Ah, mi scusi. No, era una cosa. Lo sai che lei è veramente simpatico? Grazie, signorina. Lei mi fa impazzire. Grazie, signorina. Mi fa morbo proprio. Basta, come sta girando la testa? Complimenti, signorina. Insomma, io volevo fare un complimento. La ringrazio. Senta, scusi. Sì. E siccome io ho stato incaricato di questo mio amico du paese, sì, non è che ci posso portare un prodotto senza avere controllato. E posso, che vuole controllare? Posso controllare se... Ma in che senso? Cioè, voglio dire, per esempio, la posso toccare con un... Bella coscia. Consistente, dura. Sì, sì. Basta. Buona coscia, buona. Bene. Ora controlla la mupetta e poi l'ala. Ma che fa? Che? Controlliamo... Ma chi è De Brondi? Perché? Mi pare che la schiglia mi passa De Brondi. No. Vogliamo no. controllare? Oh, De Maletto? No, manco. Ma scusa, non l'ho capito. Non posso controllare. Ma non posso controllare? Non si può, anche perché la signorina, cioè, non è propriamente libera. No. Io sono in attesa di divorzio. Aspetto di spartirmi con rispetto mio marito. Spatti? Sì. Aspetta di spartire se con rispetto suo marito. Sì, per cui è meglio non toccarla. Ho capito. No. Ma sa, signorina, io non sono gelosa del suo marito. Ma sì. Io sì sono gelosa. Sì. Sa, signorina, anche io sono amaretato. Sì. Ma io invece mi rendo interesse, perché gelosa non sono per niente. Sì. Allora, signorina, se non è gelosa, ci posso dare una cosa? Guarda, ha fatto la rima. Signorina, rima o non rima, un guapo ci spacca la stima. Piano. No, perché... Ma nel caso di... Signorina, gliela posso dare una cosa? Sì, certo. Allora la posso uscire? Sì, certo. Che cosa può uscire? Ma fa una cortesia lei, mi sposta la macchina, no, per favore. No, devo stare qui io. Guarda, appena lei ne esce qua, attraverso il viale c'è una 600 bianca. Sì. Bianco satenato sporco graffiato. Credo che la riconoscerò. Quasi sì. Metallizzato. Sì. Mi fa la cortesia, me la sposta qua, la stai sopra le strisce pedonali? Lei lascia la macchina sulle strisce pedonali. Le strisce pedonali servono ai pedoni per attraversare. Usaccio, ma io la sai, sportiere sbalancate. E allora? Del lato trasone e dell'altro lato nation. Anzi, se avessi chiovere si arraparono, scusi. Me la sposta, eh? Mi dia le chiavi. No, non c'è bisogno, c'è la chiave da cammissimo dallo già azzeccato al nuovo quadro. Sì. Torno subito, per cui calma. Faccia con comodo, stia tranquillo. Signorina, ci posso dare questa cosa? Certo. Davanti a tutti? Sì. La posso nascere? Ma c'è... Signorina, questa è per lei. Che cosa? Oh! Gattina, grazie. Prego, signorina. E ora che io ci ho dato una cosa a lei, lei me la dà una cosa a me? No. Dai, la prego, signorina. No. Qualche cosa mi deve fare toccare, signorina. Ma stai a scusare. Si faccia toccare, signorina, venga qua. Signorina, venga qua. Qualche cosa la devo toccare. Qualcuno la devo toccare, venga qua, signorina. Venga qua. Che c'è? Accolite un'altra volta. Un attimo, posso andare in bagno? Sì, vado pure. Disgrazia. Ti sta piacendo a questo? Che succede? Sta uscendo in Robin Hood, vado a chi?
che c'è qua? No, esagerare! Via! Non sai che non ti succede niente quando ci sono io? Oh, sì? Vada qua. Che te l'ha regalato lui? Lui. Ci scippiamo i soldi, ci mangiamo i soldi. Mi raccomando, continua così che ci mangiamo i soldi. Che continua così, mi batta ficiora, sprugliatelo tu. No, che sprugliatelo tu, aspetta. Aspetta! Molto subito, a te e a mia che ti vengono appresso. E vabbè, ma spruglio io, ma spruglio. Come hai fatto? Ah, ecco, sì. Ecco. Anna Galla, se ne io? Chi? Anna Galla. Sì, sei andata perché... Perché è venuto suo marito. Sì, avevo detto che ancora non è separata. Ha fatto l'inferno. Suo marito? Se, lei... Meno male che io non c'ero. È stata fortuna di suo, perché se la sarebbe presa con lei. È stata fortunata. Veramente. Ma ora come faccio? Io già mi avevo infiammato, Peter. Sì, ma va bene. Ma un'infiammazione che mi viene. Sì, ho capito, però... E come possiamo fare ora? E come possiamo fare? Non lo so. Guarda, io se lei mi dona una calla sono pronto a uscire qualunque cifra. Qualunque qualsiasi cifra? Qualsiasi, tutto chiedo che aiuto in godo, tutto quello che ho. E io gliela faccio avere. Guardi, ma quando vuole... ci ha portato mio amico paese, faccio una gran comparsa qui. Benissimo, guardi, quanto vuole spendere? Tutto. E mi dico, quanto? 51 euro. Tutto. Arrestavo senza parole, vero? Si emozionavo. Quanto? 51 euro. E lei mi dona 51 euro? Pannacalla? Non l'ha visto bene. Mi disse che non ci bastano soldi. Pannacalla. Pannacamilla, sì, però. No. 51 euro non ci bastano. Pannacalla. Perfetto. 51 euro, abbiamo perso solo tempo, lei se ne può andare. 51 euro, che ci pare che è un'agenzia parere? Ma scusi, ma che ci vuole soldi? No, guardi, abbiamo perso tempo, credo. Ma io non mi posso ritirare a un paese senza una firma. No, 51 euro. Ma, ma l'amico mio ci resta troppo male. Ma ci posso fare una tagliata, Anna Galla, per 51 euro? Ma che fa, sta scherzando? Guardi, arrivederci, buongiorno. No, non mi posso ritirare a un paese, non mi posso ritirare. Guardi, qualche cosa, ma accomutasse qualche cosa. Ma qualche che c'è comodo? Ma qualcosa può accomutare? 51 euro. Sì. Ma che cosa ci avessi a dare con 51 euro? Ma era una cosa che fa bene di itare. Una cosa che una utilizza un po' che poi è tanto cassonetto da munizia. Allora, abbiamo detto, una cosa che fa bene di itare. Una cosa che poi una utilizza... è tanto da munizia. Poi? Scarsulida. Ce l'ho! 51 euro! 51 euro. Ce l'ho! Ci posso dare i soldi? Gamma, prima da lì e poi magari... Capace che ci torno magari arresto. Sì? Sì. Venica. 51 euro, ha detto. Vieni qua, sì, vieni qua. Se... Taglia stesso articolo. Ma sta parlando con me? Taglia stesso articolo. Gli fa bene di evitare per davvero? 51 euro! Gli abbiamo toccato il fondo proprio. 51 euro, se taglia stesso articolo. Eppure stai pensando come un sottingiuto. Mm. 51 euro, che voleva? Ci diamo una stucchiata. Sì. Una stucchiata di paro. Sì. Un po' fracasso, direttamente. Sì, va bene. Ma se pigliassi i soldi, va. 50. Mi posso portare? Va bene. Venga qua, scusi. Ecco. Lo stai portando, eh? La settimana mi faccio sapere. Arrivederci. Enrico Guarneri, l'Imperio, Cosimo Contrano e Giovanna Criscuolo.